Buonasera, benvenuti a tutti, bentrovati. 4-4-2 c'è anche questa settimana, nonostante la Serie A non ha giocato, c'è stata la partita della nazionale, ce ne sarà una anche stasera, ma sono amichevoli, quindi magari vi consiglio di stare a guardare 4-4-2 e parleremo di tante cose anche questa settimana, non solo calcio, e lo faremo con ospiti che avete già visto in settimana particolari. Ma andiamo subito a presentare, diciamo quasi, come direbbero in diretto, il pezzo meglio della covata, Alessandro Barbacconi, no, Alessandro Barbacini, detto anche il nostro Baccone, Sì, ma ci diciamo. hai pensato tutta la settimana per dire Tutta questa la settimana, frase? mi Tu sembra. quando lo dici? Ma non lo so, guarda, comunque vabbè. Abbiamo messo apposta anche i numeri sovra Sì, infatti, il numero impressione. sovra impressione per contattarci per tutto il mondo terracqueo, 346-820-7766, attendiamo numerosi i vostri messaggi. Sto terracqueo l'ho sentito anche da altre parti, ci Sì, me l'ho stanno inventato copiando. io. Ah, l'hai Dici inventato te, l'ho proprio. sentito. Poi c'è la nostra sport, cominciano i messaggi intanto a mandarmeli qui, che viva, la nostra sportwoman journalist, buonasera Valentina Cristiani. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Siamo reduci dalla 2 giorni di Genova che dopo ti racconterò. Ma cosa va a Enrico, fare cosa vai a Genova? fare a Cosa Genova? vai a Cioè, io fare a adesso Genova? voglio Non si può capire, svelare perché adesso tutto. su Genova girano delle cose, cioè, Non insomma, di giocava tutto gira. molto tranquillo, no? Come opinionista in una trasmissione. E ieri, come ben sai, al Tardini c'era appunto in onore della Simoncelli questa partita tra la Nazionale Cantanti e gli amici del Che dopo Sitges. ci racconterai, avevi quelle Esattamente. scarpe lì quando sei andata a Parma, io rosse e blu? Avevo queste scarpe qui, sempre Bene. e anche a maggio l'anno scorso per la partita Brava contro il Valentina, Parma. va bene. Avete già capito che questa sera, come sempre, comunque i colori e i toni sono molto A te alti. la palla, Enrico! Grazie. Adesso anche la pallina da Però i riflessi tennis. vanno ancora, nonostante l'età funziona. Va bene. Come sempre, sapete, noi abbiamo il nostro slogan insieme per unire e mai per dividere. Tutto è partito dalla notte dei tempi, lo vedete anche dalla faccia, dall'amico Andrea Neri e tutto il sito e tutti gli amici di www.millecuorerossoblu. Sì, più notte, quando parlo io è notte fonda. Buonasera a tutti quanti, grazie Enrico, grazie ai nostri amici qui presenti. Vi diciamo sempre che sul sito potete scrivere in diretta i vostri commenti e potete farci domande su tutto quello che è successo ieri. Ieri è successo tantissimo e noi come sito siamo stati contentissimi e poi vi spiegheremo Record, ho perché. saputo, Record assoluto di presenze, vuoi per la bellissima vittoria che abbiamo avuto sabato contro la Foto Juventus, foto particolari. particolari che ci stanno richiedendo il mondo, grazie a Valentino Orsini, lo diciamo in diretta, Grande Valle. chiedetelo anche a noi perché Valentino è subissato di richieste, e Un poi uomo, una foto. una foto, un bellissimo articolo di Mattia Grandi, le pagelle che dopo leggeremo di Ciro Brillante sulla partita, ma soprattutto la vittoria anche di ieri sera della Virtus, insieme a quella di sabato della Fortitudo, par condicio. Siamo in testa a Basket City, sia nel Bene. DNB che nella Lega, di Serie A. Appena parlato Andrea Mirecuori di basket, ha nominato la Virtus. Io mi ricordo quando ero piccolino, anche perché John McMillan, mi sembra, ci lavorava mia nonna da Jock McMillan. Io ero un ragazzino, ma arrivava a casa sempre magliette e magliettine. In quegli anni c'era un giocatore molto forte, conosciuto da tutti in Italia e non solo, che questa sera è qui con noi, Renato Albonico. Ciao Renato, buonasera e benvenuto. Ciao, grazie di avermi chiamato. Mi viene subito da dire che oltre al 4-4-2 ci sarà anche da 1-3-1. La 1-3-1 è uno schema di basket? È una zona, è la difesa zona, Enrico. Ragazzi, E con questo vi salutiamo e solo passiamo che lui alla non è È la che lo fa, è difesa così. zona per cui la Virtus 1-3-1? ha Ah, vinto non ok. solo per quello, ma hanno fatto Sì. questa grossa sorpresa. E 1-3. ieri sera parte della vittoria della Virtus è dovuta anche a questa difesa Che poi 1-3-1. ci Che dopo ci spiegherai, spiegherai perché siamo volentieri. molto curiosi su questi cambi di coach Becky durante la partita. Perfetto, mentre palleggio la pallina, vi volevo dire Da che tennis. mondo, tutto quello che riguarda lo sport, soprattutto anche 4-4-2, colori, simpatia, dolcezza, a noi ci interessa un pochino tutto, ma soprattutto anche la moda, il fashion. E questa sera è venuta a trovarci una fashion blogger, come si dice un po' nei nostri anni, già conoscete, già venuta a trovare 442 in passato. Benvenuta e bentrovata Nadine. Ciao Nadine, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, sono molto contenta di esserci qua stasera. Ho avuto una bellissima intervista con la Valentina Anche Sì, ho letto che qualcosa, ho letto. sì, Del cuore sì, sì, che rosso blu, appunto infatti. si può vedere sul sito dove ho raccontato un po' come è nato l'idea del blog e tutte E queste ci cose. svelerai Che qualcosa dopo ci anche stasera, svelerai i esatto. segreti strada facendo.
Un altro argomento che da stasera iniziamo un po' a toccare, ma nel proseguo andare avanti anche nel futuro ne parleremo sempre di più, è venuto a trovarci un amico di 442, uno sportivo bolognese conosciuto da tante persone, questa sera proprio in tenuta sportiva, che dopo lo guarderemo bene, parleremo di Ducati con lui e non solo, l'amico Paolo Filicori. Ciao Paolo, buonasera e ben trovato. Ciao, grazie di avermi chiamato anche me. Ma sei stato a giocare a basket con Renato? Sì, vedo un po' vestito. Qualche anno fa, poi dopo adesso ho rimesso tutta la tuta che avevo e le scarpe. Mi sembri Jabbar stasera, dai un po' l'idea di Jabbar. Bene, allora, per dare un po', come sempre, la nota, il tono alla serata, visto che abbiamo il nostro musicista principe, Alessandro Barbacconi, non ha giocato il Bologna, però ha giocato un po' la nazionale, Alessandro, questo tanto weekend. Non abbiamo perso, è già un risultato. Da un fatto positivo, soprattutto poi ha vinto diciamo, la primavera contro la Juventus, no? È stato un risultato a sensazione. Ho visto in questi giorni le qualificazioni per i mondiali dei prossimi in Brasile, dove noi, io e Enrico, saremo là in Brasile, vero Enrico? No? Sì, beh, forse non avete le partite sulle spiagge più facile. Però, vabbè. Comunque, sì, ho visto numerose partite, soprattutto questa grandissima sconfitta della Francia con l'Ucraina. Ma è eliminata la Francia? No, non ancora. Ha perso 2-0 la partita d'andata e potrebbe essere eliminata martedì, cioè domani, nella partita di ritorno. Ci si giocherà a Parigi, chissà. Quindi hanno giocato a Ucraina. Hanno giocato, sì, a Kiev. A Ucraina, che sicuramente dopo avremo Abbiamo delle sorpresissime. Abbiamo delle sorpresissime, amici da casa, state lì, perché dopo salutiamo da dove ci stanno Tout le monde. Fra il frappè è Tout le monde. E poi ho visto, secondo me, in questo momento il giocatore più forte del mondo, che è Cristiano Ronaldo, vincere da solo contro la Svezia. Vabbè, questo ormai ha fatto 250 partite. Però c'è il dubbio, no? Fra Messi, Cristiano Ronaldo. Secondo me in questo momento, a parte che Messi è infortunato, però secondo me quest'anno è l'anno che il pallone d'oro deve vincere Cristiano Ronaldo. O io o Cristiano Ronaldo, perché intanto arrivano oggetti non identificati dagli spalti. E Renato, no, ieri sera c'è stata questa... Ieri sera è stato. Io ieri sera, sì, sì. Premetto che io seguo poco, però ho visto un po' dai rumors, dalle frasi che giravano in Facebook, che c'è stata una prestazione stratosferica. Direi che a parte la vittoria, la Virtus ha giocato bene e soprattutto Virtus Granarolo. Ha giocato molto bene e ha vinto in maniera, diciamo, anche abbastanza inaspettata, visto come si erano messe le cose per quel che riguarda il primo quarto. E hanno dimostrato una compattezza di squadra che difficilmente si rileva con squadre nuove e appena costruite. Il problema, ecco, del basket è un gioco molto complesso e quindi c'è bisogno di pazienza per trovare molti automatismi e sembra che la Virtus sia, anzi, oramai sicuramente sulla strada. Parlami un attimo di classifiche, perché se non ho capito male, prima in classifica. È prima in classifica assieme ad altre due squadre che credo siano Siena, che non è una sorpresa, e Brindisi, invece, che è una sorpresa. Brindisi. Ecco. Mentre altre ha perso solo una partita e vinte 5, credo. E invece altre squadre che sono strutturate per vincere il campionato attualmente sono ancora indietro, come l'Armani Jeans di Milano e l'Umana Venezia. E la Fortitudo, l'altra parte di Bologna? L'altra parte di Bologna ha vinto a Piacenza contro la Pallacanestro Piacentina, una bellissima partita di cui abbiamo dato anche qui le immagini con le foto, e diciamo che Basket City sta ritornando, prepotentemente sta ritornando. Va bene. Allora Paolo, visto che voglio toccare subito così per tenere i nostri amici a casa un po' davanti, dopo parliamo anche con le ragazze, la Ducati, questo mondo che ci appartiene come città, sì. Questo mondo bolognese che tu conosci bene a fondo, oltre che essere tifoso, pratico. Io amo e sono amante della mia moto e amatore dell'azienda. E segui anche. Ci seguo anche perché ho un mio amico di infanzia che è praticamente responsabile del... Ah, che salutiamo, come si chiama? Livio Lodi. Livio Lodi, che sicuramente oggi poteva anche venirsi a trovare, non è riuscito. Poteva venire, ha avuto un impegno che non ha potuto mancare, dove non ha potuto mancare, e niente, non è venuto. E io con lui ho iniziato a amare la Ducati, ho giro in Ducati quindi dal 2002, e più che tifoso sono proprio un motociclista, vado in pista con dei miei amici, fai non faccio gare. No. Non faccio gare, ma pratico spesso, vado spesso in pista.
Ma questa moto, questa Ducati, che tanto ne parliamo, ha avuto Valentino Rossi in passato, adesso ha altri piloti, che Barbacini non mi chiedere però chi sono, per non farmi questa domanda trabocchetto. Lo stavo per chiedere. Lo so, peccato. No, c'è possibilità di una crescita esponenziale? Allora, adesso molti ducatisti, soprattutto integralisti, mi odieranno, perché quello che Valentino ha fatto in questi due anni, che purtroppo è finita anche la sua era, è avvenuto quello che io avevo previsto prima che arrivasse, cioè dopo Stoner, che è stato l'unico che è riuscito a domare questa moto, perché effettivamente il motore c'è, purtroppo non riescono a dosare la potenza, la moto è difficile in entrata di curva, e chi la sa, chi la riesce a usare, riesce a fare anche dei risultati. Valentino l'ha sempre detto, probabilmente non ha lavorato come doveva lavorare anche lui, però si vede che anche i piloti attuali, quindi Dovizioso e Hayden, non riescono mai a finire una gara se non dopo 25-27 secondi di ritardo. Adesso con la nuova, con la nuova direzione e con l'entrata in campo di nuovi piloti, c'è in questo caso di Cal Crutchlow, Dovizioso, nuove... speriamo che le cose riescano almeno a migliorare. Bene, adesso avete capito, questa sera gli argomenti sono i più svariati, proprio perché non c'è stato il calcio, non c'è stato il Bologna, come diceva Barbacini e Andrea, non abbiamo perso, già la notizia. Nadine. E Curci. Curci ha parato tutto quello che doveva parare. Nadine, poi andiamo anche da Valentina. Quest'anno la moda, io ho notato, dato che giro molto, mi è sembrato di vedere più abbinamento lo sportivo con l'elegante, sia maschile che femminile. Cioè, c'è una tendenza nuova, proprio perché ormai gli sportivi forse sono più considerati di altre situazioni nel mondo generale. Che dire? Poi andiamo anche, dopo mi direi anche il blogger da andare a vedere. Sì, allora guarda, hai assolutamente ragione, nel senso che la moda si ispira sempre di più allo streetwear, cioè alla moda di strada, è molto ispirato anche, diciamo, alla musica, ai rapper. Un grande punto di riferimento oggi è per esempio Rihanna, che abbina moltissimi capi sportivi, come anche pantaloni da tuta, con anche dei capelli da baseball, da basket, eccetera, eccetera. Perciò hai assolutamente ragione, poi magari si mette il tacco alto per rendere look più femminile, però sì, assolutamente, la moda si sta ispirando molto all'abbigliamento sportivo. Hai già fatto un errore, cioè, in questa trasmissione, scusa se te lo dico, dare ragione a Ciaccio. Cioè, non si può durante questa trasmissione dire Ciaccio hai ragione. È proibito, potresti insomma pentirtene. Ma come look, Nadine, secondo te i nostri tre, mio, di Alessandro e poi vabbè anche di Enrico, è un caso perso, come o qual è il look ideale per una trasmissione nella nostra causa sportiva? Oddio, guarda, sicuramente secondo me te, come rappresentante femminile della trasmissione... Occhio a quello che dici, che scrivo. Hai scelto assolutamente il look giusto. Ci cioè, può stare. Sì. Quella sì, via sì. Di mezzo, brava. Assolutamente, bene. Assolutamente. Questa sera ti trovo bene, Valentina, via di mezzo, perfetto. No, ma chiedeva Nadine. Ah, no, Nadine, poi dopo ricordiamo intanto gli amici casa, il blog, il tuo blog, se vogliono andare a vedere il look, My Look Today, giusto? Sì, io ogni giorno metto il mio look del giorno, perché è un articolo molto richiesto, piace molto, e perciò io ogni giorno metto il look del giorno. Oggi non ho avuto tempo di metterlo, perciò ve lo presento adesso, ecco, in anteprima. In esclusiva. Go, davanti vuol dire esatto. Vai. E niente, il mio blog si chiama Danny's Fashion Diary, mi potete trovare sia su Facebook, che ho anche una pagina su Facebook, se no su internet, o cercate su Google Nadine's Fashion Diary, se no potete anche digitare www.nadelgermany.blogspot.it. Bene, che dopo poi ne torniamo a parlare. Alessandro, cominciamo a leggere un po' di messaggi da casa, poi abbiamo anche quelli del sito. Allora, ci sono due messaggi simili. Diciamo che Marco ci scrive, ma alla fine giocherà Curci o Stojanovic domenica?
Oddio. Inoltre, finalmente la Gumazza, già Curci il portiere che invece di tuffarsi si sdraia, non spinge con i piedi. Questa è una critica tecnica. Ecco, la Gumazza che intanto saluta un preparatore di portiere, ha ragione questo, questo fattore che non ha potenza esplosiva nelle gambe. Tornando al primo messaggio, ha una provocazione da fare agli amici di Mille Cuori Rosso Blu. No, visto non che... dirla quella. No, aspetta. Agli arti, no? No, no. Visto, okay. Che, no. Visto che adesso andiamo a leggere le pagelle, le pagelle che ci hanno richiesto tutti, come dopo parliamo un po' anche della partita di sabato con Valentina. Questo Malagoli, ragazzo della primavera, giovanissimo, che ha preso un voto alto, ha parato tutto contro la Juventus sabato. Matteo, c'è adesso, stato chi ha detto, ma Pioli? Ma Pioli perché non lo utilizza già, non dico con l'Inter, ma per esempio al Tardini di Parma della domenica successiva. Il nostro Ciro Brillante che ha selezionato le pagelle per sabato, ovviamente pagelle molto belle perché in questo caso abbiamo vinto 1-0, da 7 a Malagoli, dimostra una volta di più di essere un portiere sicuro, di sicuro affidamento, pulito nelle uscite, preciso nei rilanci, provvidenziale quando decide di smettere la divisa da normale numero 1 e di indossare i panni di Superman. Chiedere per conferma a Ceballos e Tavanti, ovviamente attaccanti della Juventus. Facciamo la difesa tutta? Vai, vai. Ah, volevo chiedere una domanda, posso fare una domanda prima? Questo Ceballos qua è stato considerato uno che dei non più è grandi. Ceballos, Ceballos, è stato considerato uno dei più grandi talenti del Sud America. Quando è stato preso quest'estate qua dalla Juventus, come ha giocato contro il Bologna? Ha giocato bene, ma ha trovato una barriera invalicabile. Andrea, assolutamente sì, guardavo chi lo ha fatto. Radakovic informissima, allora, sulla sinistra c'era Dicecco che è il voto più alto, che diciamo 8 gli dà Ciro Brillante. Come gioca Dieghito? Il terzino lotta come una tigre per tutti i 90 minuti, sfruttando le sue doti da velocista per fagocitare chiunque provi a cercare varche dalle sue parti. Per non farsi mancare nulla si concede pure qualche costo-costo, dove riesca a trovare tutto quel fiato resta un mistero da prima pagina. Comunque c'è da dire che sabato, insomma, giocando contro la Juve, sempre una partita di altissimo livello, c'era tutto il Bologna, in esatto. Tutto il suo staff, presidente, vicepresidente. C'era anche lo stesso Pioli, appunto, anche a vedere magari Malagoli. Ogni tanto Enrico. Vedo i cameraman che fanno dei gesti, che mi beccano. Ma c'era l'esperto di mercato del Bologna? Sì. C'era anche Adriano Polenta. C'erano tutti, insomma c'era un sacco di gente, diciamo la prestazione c'è stata, anche serva un po' di morale per andare a affrontare questo Inter domenica. Adesso tu Renato, il basket lo segui, il calcio magari lo segui meno, però una squadra come l'Inter, che nel basket in questo caso potrebbe essere equiparata alle prime due, dopo una sosta che hai fatto male l'ultima partita, come ci si presenta a giocare? In caso di uno squadrone e vale identico sia per il basket che per il caso, psicologicamente, soprattutto se ci si presenta. Se ci si presenta. Allora, premesso che di calcio sarebbe meglio che non ne parlassi, voglio dire, però. Non sarai mica juventino, Renato. Ma com'è che m'hai beccato subito? Perché quelli della Virtus. Adesso te lo dico. Neri, allora, non so perché. Già, la Virtus qui non c'entra. Io sono nato colore. E cresciuto a Venezia, diciamo, però. All'epoca, come quasi tutti quelli della mia età, magari che non erano a Milano o a Bologna, c'era, adesso te li dico in ordine, Charles, Boniperti e Sivoli. Come facevi a non innamorarti della Juventus? Quindi le figurine erano quelle, io avevo 10 anni, 12 anni, 15 anni, adesso non mi ricordo, ecco, era la famosa grande Juventus. Se ci fosse stata a quell'epoca la grande Inter o, il grande Milan, probabilmente il grande Bologna stato. Che tremare il grande mondo faceva, Bologna, non te lo il grande Bologna. Negli anni 60, però io mi ricordo ancora, ecco, per quello, diciamo, Sivoli, Charles e Boniperti, ecco, queste tre persone. Niente, per quel che riguarda la domanda con l'Inter, so che ci sono state grandissime novità, no, a livello certo, societario. Infatti. E questo non può altro che dare degli stimoli positivi, quindi io sono all'Inter, convinto che o a noi. All'Inter. È quello il problema. Il problema è quello che si va là. Quindi bisogna stare molto, ma molto, ma molto attenti e diciamo, non lo so. Incrociamo le dita, ci penserà l'allenatore. Occhio. Il problema è che nelle prossime quattro partite, dopo queste quattro partite, il Bologna rischia seriamente di essere ultimo da solo in classifica. Ecco, su questa frase che ha appena detto Barbacini, appena becco la telecamera, ve lo dico. Ecco, intanto c'è il calendario delle prossime quattro partite, prontamente cioè, la regia Bologna, Inter, di Parma, Massimo Bologna, e Fabio. Bologna, Juventus e Fiorentina al Bologna. Sì, abbiamo quattro partite proibitivissime. Di questa, diciamo, di questa situazione particolare, adesso state con noi, abbiamo qualche notizia economica a reclam vari e spot vari, seguiteci perché subito dopo torneremo dentro e continueremo a parlare di questi argomenti, quindi come sempre abbiamo già detto anche l'altra volta, a frappè.
Rieccoci di nuovo in studio, stavamo parlando, abbiamo iniziato il discorso col basket che dopo ritoccheremo per tornare un pochino sulle moto. Ieri c'è stato un grande evento a Parma, al Tardini, e la nostra mosca Valentina Cristiani, esatto, era la lì. Zanzara, la tua zanzara, era inviata. Lì, ho visto dalle foto, lei che gli piace lo dice da sola. In quel del Tardini, vale, raccontami di Parma un po' cosa c'è stato ieri al Sitch Day. È stata sì questa giornata in onore di Simoncelli, che è un'anteprima praticamente del suo compleanno, che sarà il 18 gennaio in quel di Rimini. Quindi questa partita è veramente emozionante, c'era il padre che l'ha descritta in una maniera che, cioè, venivano le lacrime agli occhi, ma lui te la raccontava con quella solarità, con quel sorriso, con quell'entusiasmo che... C'era molta gente, sparti, gremiti. C'erano 11.000 persone, un bel incasso che è andato alla fondazione, quindi vari ospedali faranno di questo ricavato. E tantissimi piloti, tra cui Valentino Rossi che abbiamo raggiunto in sala stampa, e anche tantissimi cantanti. C'è da dire che anche come calcio abbiamo visto anche dei talenti in erba, come lo stesso Checco De Modà, che ha fatto un gol spettacolare, anche Checco Moreno. Non c'era? Non era presente. Con tanti soldi Checco Zalone. Adesso se li può permettere. A parte che apro una parentesi, scusa, Checco Zalone, ho visto il film, c'ha le braghe rosa, ma ha copiato clamorosamente, camicia a righe, e poi ha pure anche il la mio cravatta. Telefono, cioè, non dico altro. Vai. Comunque sì, davvero emozione da parte di tutti, anche lo stesso Enrico Ruggeri ha detto: mi aspettavo un evento, ma non a questi livelli stratosferici. E poi c'è da dire il pubblico entusiasta, c'era molta libertà, e anche questi cantanti, attori che si facevano raggiungere tranquillamente, quindi le bodyguard, a parte Valentino e pochi altri cantanti, erano disponibili proprio a parlare con tutti nella più solarità possibile. Veramente bene, bel evento. Bene, Valentina, dopo vogliamo sapere, soprattutto io e Barbacino, vogliamo sapere cosa sei andata a fare a Genova per l'ennesima volta. Che una due giorni, ci poteva stare, c'era la pausa del campionato, dopo ti Andrea, racconto. Abbiamo qualche amico da Mille Cuori. Sì, ci chiedono come è stata, diciamo così, la prestazione di Radakovic e di Yaesien, che sono in orbita prima squadra. Leggiamo sempre dalle pagelle. Vediamo di Ciro, se parlano bene le pagelle, che io Ciro Villante, Radakovic un bel 7, nella zona nevralgica del campo, e lui a sbrogliare tutte le matasse pitricate, spessore a gogo, ma anche tanta qualità per il mediano serbo, autore di una gara semplicemente maiuscola. Io direi che forse è Alessandro, potrebbe essere già pronto per un primo test. Ma sai, Radakovic ancora non si è ben capito in che ruolo possa giocare. In primavera mi sembra che abbia giocato davanti alla difesa come centrocampista centrale, esatto. Lui però nasce, soprattutto nella sua nazionale croata Under 20, certo, nasce come centrale difensivo, per cui potrebbe essere adattato sicuramente come centrale di centrocampo, anche perché in difesa in questo momento abbiamo trovato un assetto con Krim centrale in difesa, che ha con questo spostamento la difesa è riuscita a essere un pochino più coperta, subire meno gol, anche grazie a Curci. Diciamo che c'è una voce per quanto riguarda Radakovic, che a sua richiesta del Bologna di avere Ogbonna, che poco gioca alla Juventus, potrebbe essere stata richiesta come contropartita quella proprio del serbo, del giovane serbo. E Yaesien? Yaesien invece è un pochino sottotono, un 6 da Ciro, leggermente meglio rispetto alle ultime apparizioni, gli riescono bene le cose difficili, come quando si trova a volteggiare in mezzo a due o tre maglie bianconere, incapace di strappargli via il pallone. Se ne iniziasse ad azzeccare anche i fraseggi corti, il tempismo degli stessi potrebbe diventare un vero valore. Ma il problema di Yaesien, che l'ho visto giocare anche la sua in ritiro ad Andalo, è che sarebbe un grandissimo giocatore, ma da calcetto, nel senso che è fisicamente molto tarchiato, diciamo molto basso perché non arriva a 1,70, tecnica sopraffina. Il problema suo è nelle giocate con i grandi e nelle giocate spazio-tempo, diciamo che ci sia nel calcio da 11, cioè molte volte è fuori tempo proprio nelle giocate dei propri compagni. Ascolta un attimo, Andrea, vedo qui Mike. Infatti, dai c'è un messaggio. Matteo che vorrebbe sapere dove si possono trovare le felpe di Mille Cuori. Allora, ci scrivete sulla nostra. Grazie, regia, perché sempre puntuale e pronta con l'inquadratura. Questa è bellissima felpa, è una Russell, quindi non è proprio. Sono gli ultimi arrivati. Ovviamente quello che vedete non è una stampa, ma è assolutamente ricamato, e questo fa molto più preziosa la felpa che trovate. Ci scrivete su Facebook
o sul nostro sito dove c'è la nostra mail, che è millecuorirossoblu@gmail.com, e in privato vi risponderemo per quanto riguarda il colore, la taglia, perché l'abbiamo anche in blu, e soprattutto altre cose inerenti sempre al nostro brand. Nadine, a proposito di felpe, così veniamo adesso a parte le felpe, ma adesso c'è un po' tutta questa mania, questa moda, questo trend anche di come dire, assegnare un'appartenenza con un capo di abbigliamento, perché tanto è così. Sì, no? sì, è così, No, no. E infatti guardavo la vostra felpa che è bellissima, a me piace molto, devo dire. Cioè, è molto fine anche, cioè, quello uno se lo può abbinare anche con un pantalone stretto, con un tacco, ci fai anche l'aperitivo, insomma, è un capo assolutamente fashion. Grazie Nadine, poi ti darò il tacco. Queste qui con un tacco, ha ragione. Cioè, non a te, non il tacco su di te. Sono vari look. Vabbè, mi metto uno stivale con un taccone, vabbè dai. No, comunque a parte gli scherzi, quest'anno vedo molto che si sta rilanciando un pochino questa moda di dare un'appartenenza con l'abito. Prima era un pochino più vaga, adesso c'è molto forte questa tendenza. Chissà che non sarà così poi tutto il futuro, che diventeremo a zone, a quartieri. A proposito di quartieri, io vedo sempre a girarsi Paolo in via Clavature, ultimamente vestito tutto di Adidas. Come mai? Beh, c'è un motivo. C'è un motivo? C'è un motivo che forse lo sai già. Forse lo sai già. No, ho visto adesso, a parte gli scherzi, cioè, c'è uno store dell'Adidas. Sì. Tra le mie tante attività che ho fatto, che faccio, ho aperto lo store dell'Adidas a Bologna, che è l'unico in Emilia Romagna. Sì, quindi insieme, se vogliamo delle roba Adidas importanti. Se volete delle Adidas ve le do io, non andate a comprare. Anche se vogliamo fare le felpe di Mille Cuori, si può fare qualcosa? Sì, ci pensiamo, possiamo organizzare. Hai capito? Logate Adidas? Certo. Certo, anche 442 Adidas? Sì. Adidas, vabbè, sono un po' originale. Sai che io sono dislessico. No, a parte gli scherzi. E poi ho il mio socio che è il coordinatore della nazionale italiana rugby, Troiani, Luigi. Ah, però che avremo ospite, spero. Che avrete ospite sicuramente insieme ai giocatori di basket della nazionale. Della nazionale. Probabilmente anche Mirko, quello che è venuto all'inaugurazione del negozio il 16 di ottobre. Che ha un gran bulbo, mi sembra. Biondo. Bene, quindi quei bulbi qui andiamo d'accordo. Io a parte che ho la parrucca, però... No, a parte gli scherzi, c'è questo store Adidas, allora ti possiamo venire a trovare tranquillamente. Facciamo assolutamente. Assolutamente. Via Clavature, proprio attaccata a Piazza Maggiore. Via Clavature 1 di fronte a VP. Che dentro troviamo poi la Barbara, tua moglie, troviamo tuo figlio. Mia moglie, mio figlio, mio cugino. Tutta la famiglia. Quindi se vogliamo venire a scambiare due chiacchiere di moto, ogni tanto troviamo anche te. Non a caso mi sono messo una felpa e un paio di pantaloni, una tuta dell'Adidas, se non della Ducati. Anche la scarpa, se non è rosso. Anche la scarpa. Quella scarpa rosso lì blu. Mi piace molto, devo rosso dire. Rosso-blu, l'ho messa apposta rosso-blu perché questa è una trasmissione del Bologna. Ma quelle sono tipo le Jabar che si portavano tipo 20 anni fa. Anni 70. Sono anni 70, bellissimo. Sì. Sono retro, sì. Bene, le abbiamo usate tantissimo, se lo posso tu dire. Tu le usavi. Le ho usate tantissimo, le Jabar, ma prima usavo quelle scamosciate che adesso non mi ricordo. Quelle basse tu usavi. Le basse scamosciate. E niente, ho tantissime fotografie dell'epoca dove avevo sempre delle scarpe Adidas. A proposito di fotografie, se avete visto durante la settimana, nel promo della puntata, c'erano delle foto interessanti con Albonico. Ho visto giocatori di livello di quegli anni, ma anche a parte che c'era John McMillan, ma poi anche Dan Peterson, c'erano anni comunque forti per il basket. Dan Peterson è stato il mio allenatore per 3 anni e quando è arrivato dall'America via Cile, che è arrivato qui, è stata proprio la sua prima esperienza italiana, è stato con noi della Virtus, ecco. C'erano dei grandissimi giocatori. Mamma butta la pasta, come sì. Ancora non faceva quelle pubblicità, però aveva sempre questo suo modo di dire, ecco, a volte intraducibile, ma noi capivamo quello che voleva dire. Mi ricordo, ecco, che diceva che dovevamo vincere la partita perché abbiamo pagato biglietti lunghi. Biglietti lunghi? A long way ticket, che vuol long dire che... Long way ticket. E niente, aveva sempre queste frasi che ce lo facevano godere, ecco, e era una sorpresa, ogni allenamento c'era sempre qualche cosa di particolare. Ma la Virtus in quegli anni era una squadra di livello alto, perdonami la domanda, ma non ero... Adesso, dunque, intanto devo fare una premessa, che se mi lasciate usare un termine di moda, io sono un po' vintage, e ho giocato nella Virtus dal 70 al 75,
Il primo anno, nel 70, c'è stata una rivoluzione completa nella Virtus, per motivi economici, finanziari e tante cose, hanno dato via praticamente tutti i giocatori buoni da nazionale che avevano, e hanno preso dei ragazzotti, diciamo, giovani come me o più giovani di me. Di belle speranze. Di belle speranze. Non so, posso citare Gianni Bertolotti e Gigi Serafini, sono diventati tra l'altro giocatori importanti anche per la nazionale per tutto il decennio. E abbiamo avuto la fortuna di crescere assieme. Ecco. Il primo anno è stato un anno di crisi, perché oltre alla squadra giovane anche l'americano sbagliato, a proposito all'epoca ce n'era uno solo, e quindi quando sbagliavi quello, si faceva male quello, era come giocare con una gamba sola. Lo ricordiamo, Renato, chi era l'americano che giocava con voi? Era Doug Cook. Non ricordo nessuno, proprio perché Doug Cook. Probabilmente è stato il peggior americano di che era venuto in Italia quell'anno, almeno come rendimento. C'era un pacco. Salutiamo Doug, senza volercene. Sì. Non ti offendere però. Non si offenderà e non ci ascolterà, perché non voleva venire in Italia, non voleva parlare italiano, non voleva integrarsi. Non gli piaceva l'Italia. Quindi ecco, era stato mandato qui da una squadra di professionisti americani, si chiama Cincinnati Royals, adesso non per niente sono scomparsi, perché se avevano giocatori come Cook... E poi pian pianino, insomma, c'è stata una crescita, diciamo, che è arrivata poi nel 76 con lo scudetto, e nel 75, ho giocato fino al 75, poi è venuto un playmaker che era migliore di me, che è Carlo Caglieris, che era sicuramente il migliore di tutti, quindi faccio poca fatica. Hanno vinto lo scudetto. Con me arrivavano terzi, diciamo. Con lui sono arrivati primi. E con lui sono arrivati. Ma Caglieris, se non era, ha vinto qualcosa anche con la nazionale, quell'europeo famoso. L'Europeo 83. Mi ricordo che lui aveva l'ultima palla in mano. Ha vinto l'Europeo a Nantes in Francia dell'83. Sono onnisciente. Te sei onnisciente, sei tutto, Barbacini, proprio una roba. No, volevo fare una domanda, appunto mi rilascio al discorso delle squadre americane. Come li vedi i quattro giocatori italiani che in questo momento sono in America? Allora, quali sono? Bargnani, Bellinelli, Datome e Gallinari. Datome mi sta simpatico, sarà facile che mi anche, sta simpatico. Anche a me è simpaticissimo e sicuramente progredirà. È chiaro che, allora, per adesso diciamo che fisicamente forse non è ancora all'altezza, soprattutto di questi mostri americani, soprattutto i giocatori di colore. Quindi pagherà qualche cosa dal punto di vista fisico, ma però ha una tecnica e una fantasia dove credo che in un anno o due diventerà un giocatore importante. Come lo sono già gli altri tre. Bargnani è stato il primo, adesso un po' calando, diciamo, ecco. Però ha fatto anni importanti a Toronto da quintetto base. Bellinelli sta giocando meglio, anno per anno sta giocando sempre meglio, e anche lui adesso ha cominciato in quintetto. Anche perché Bellinelli... E Gallinari per me è il più bravo di tutti. Sì, forse come talento sì, però con Bellinelli quest'anno è per la prima volta forse in una squadra a titolo, sì. Perché giocando in San Antonio Spurs, sì, gioca negli Spurs. Probabilmente... San Antonio Spurs. Gli Spieroni. Bravo Barbacini. Avete visto, stasera parliamo anche un po' di basket, mi farebbe piacere tornare un attimo sulla Ducati, il discorso Ducati, perché diciamo la casa... C'è un messaggio, scusa, io mi ricordo le uova alla Cook, Fortitudo, ciao Beppe Parazzi. Mitico, forza Fortitudo, Fortitudino, sfegatato. E stavo dicendo delle Ducati, la casa di Borgo Panigale, sono dietro casa di noi praticamente, siamo tifosi, poi è rossa come la Ferrari. Abbiamo voglia di vederla arrivare là davanti, arrivare in testa. Paolo, stanno lavorando, so che stanno lavorando bene. Tu lo dici a me, lo dici a tutto il popolo ducatista, quindi ti ascoltiamo. No, io quest'anno, per quello che riguarda la MotoGP, è tutto in salita. È in salita anche il Superbike, però con l'avvento adesso dell'azienda, quindi della squadra ufficiale, del team ufficiale, e probabilmente con Davis e Giuliano, che io amo come... proprio come pilota, perché lui la strapazza la moto, strapazzava anche l'Aprilia quest'anno, secondo me riuscirà a tirar fuori la potenzialità della moto. È ovvio che la Ducati ce la deve mettere tutta per rendere la 1199 Panigale una moto competitiva. Noi sappiamo che abbiamo due cilindri, non ne abbiamo quattro, però in Superbike abbiamo sempre stravinto. Abbiamo vinto 10 campionati del mondo, forse più,
e sono gli ultimi tre anni che dopo la vincita di Carlos Ceca con la Panigale non siamo riusciti. Comunque tu potresti farti anche da nostro portavoce se vuoi, noi di 7 gol nuova rete, volendo, se possiamo seguire la Ducati, ci rendiamo anche disponibili magari andare a fare qualche giro all'interno di Borgo Panigale. Ho una curiosità. Io ci metto la parola come 4-2, come 4-4-2, come rete intera, magari si può iniziare qualcosa che fino adesso in città. Perché sai, un conto che va bene, parlano a livello nazionale, può parlare la Rai, Sky, quelli che sono, ma avere anche una partner a Bologna, nella tua città, a 2 chilometri dalla tua fabbrica madre, poter entrare giornalmente, settimanalmente, dentro, rendere un pochino più familiare il discorso Ducati, forse aiuterebbe a crescere magari un pochino tutti, soprattutto l'azienda, forse, la città. Guarda, prima dell'avvento dell'Audi, cioè che l'Audi la comprasse, se tu me lo chiedevi oggi, domani mattina andavamo. Cioè, non domani l'altro, domani mattina. No, con Audi, sai, è tutto un po' cambiato, è un'azienda enorme, sta controllando tutti i settori che prima non erano alla controllati. Alla tedesca, diciamo. Alla tedesca, esatto. Quindi hanno dei tempi e dei modi diversi da approcciare, però comunque sicuramente qualcosa... Comunque noi siamo disponibili, siamo qui, li accoglieremo a braccia aperte. Abbiamo un attimo di pausa economica dove potete ascoltare tutte le notizie interessanti che vi vengono dette. A frappè. A frappè. Io voglio... Sono Chiara, ho 20 anni, studio, esco con gli amici. Sono stata con un solo ragazzo, ci amavamo. Lui non sapeva di avere l'AIDS, ora sono sieropositiva anch'io. Ho paura di non farcela. Lila, che da 25 anni lotta contro l'AIDS, sta aiutando Chiara a vivere serenamente. Sostieni il progetto Donna e aiuterai tante altre ragazze a prevenire l'infezione. Invia un sms al 45505 o chiama da rete fissa. Fallo per tua figlia e per tutte le donne. Rieccoci, mi sono fatto il frappè, arrivano palline da tutte le parti. Intanto, Barbacini, messaggi da casa. E Paolo ci chiede, chi andrà via fra Sorensen e Cone, vista la situazione economica del Bologna? Bella domanda questa qui. Allora, posso rispondere io? Sì, perché da mille cuori so che ne avete parlato. Ieri mattina, fra altre cose, abbiamo tirato giù una bellissima intervista, non si dice tirare giù, ma va bene lo stesso, rende molto il concetto e il significato, sul Resto del Carlino, che diceva come Sorensen, durante la sua partita della Nazionale, abbia praticamente detto voglio rimanere a Bologna. Sembra anche che il suo cuore, rosso-blu, batta per una bella ragazza bolognese, per cui probabilmente anche la permanenza a Bologna è ovviamente legittimata. Sì, ma voglio rimanere tutti qua? Però si trova molto bene, sembra che abbia comprato casa, ma questo è un piccolo gossip, e non vorrebbe andare via nella parentesi di mercato di gennaio. Per quanto riguarda Cone, invece, ci sono delle offerte dal mercato russo e sappiamo benissimo che loro pagano in contanti, per cui ci aspettiamo che potrebbe essere lui sacrificato, salvo novità dell'ultima ora. Ma di diamanti non si dice Enrico, niente. Un attimo, c'è Enrico che ci chiede cosa ne sappiamo dell'interessamento del Bologna di Zappacosta dell'Avellino. Zappacosta, l'ho visto giocare ieri sera, ieri pomeriggio, che ha giocato all'Avellino, che ha vinto la partita in campionato contro Juve Stabia. È un centrale difensivo molto bravo, molto giovane, però è di proprietà dell'Atalanta. Sì, chiaramente adesso siamo vicini al mercato, che fra parentesi, vi apro una parentesi, moi e lui. Moi? Noi volevamo savoir davanti all'Ata Hotel. Torniamo all'Ata Hotel a fare torneremo dei danni, a fare dei danni anche quest'anno all'Ata Hotel. Teneteci d'occhio attraverso il sito, attraverso Facebook, attraverso Twitter, perché tanto andremo a bussare anche stavolta alle camere dei procuratori. Se non arrestano stavolta, vi faremo un reportage di quelli incredibili. Ho scoperto come infilarmi su per le scale. Adesso ho 2 o 3 trucchi, diciamo, non lo posso svelare, perché l'anno scorso mi hanno beccato al primo piano, però ero riuscito a entrare al primo piano. Intanto ve lo dico, quelli dall'Ata Hotel, se per caso ci guardate, che voglio arrivare al secondo piano. Quindi vi daremo un po' tutto l'aggiornamento sul mercato, ci saranno nomi che gireranno, impazzeranno a destra e a sinistra, però fatto sta una cosa certa che sappiamo, che soldi non ce ne sono.
Quindi adesso nel calcio ci sarà il baratto, il famoso baratto. Sì, sì, si torna al vecchio baratto come in antichità memoria. Come fanno anche le aziende adesso a proposito di mercato, ci sono pochi soldi per muovere la merce, io ti do questo, tu mi dai quello. Scambio merce. Scambio merce, il famoso scambio merce che adesso è tornato almeno di moda. Almeno dà una mano però. Bene, no? Diciamo che qualcosa si muove, qualcosa si muove. E in un periodo di crisi come questa anche noi abbiamo voluto dare un contributo, far vedere ovviamente per chi magari non paga la più importante pay TV italiana, noi diamo gratuitamente sul nostro sito, diamo la possibilità di vedere tutti gli highlights dei campionati più importanti sia di Serie A e di Serie B, ma soprattutto quelli internazionali, tramite iPlayer. Che cos'è iPlayer? È un editor di immagini che ovviamente prende tutti gli highlights dei più importanti campionati, ma non solo, visto che qui abbiamo Renato Albonico, anche dei campionati di basket, fra cui quello di ieri sera della vittoria importantissima, con le immagini della vittoria importantissima della Virtus a Roma. Vedete su ePlayer, se avete perso qualche highlights lo potete ritrovare sul nostro sito ePlayer, lo trovate centrale nella home page del sito. Ecco che adesso vedete in sovraimpressione gli amici di Mille Cuori Rosso Blu, da domani molto probabilmente ci sarà già anche la replica della puntata di oggi, troverete il file che poi va nel canale YouTube vostro. Esatto, noi direttamente sul sito troverete la puntata che gentilmente l'ha testata la redazione qui di Mille Cuori Rosso Blu, ci farà trovare domani e come sempre chi ci vuole seguire, chi ci vuole vedere ormai si trova ovunque, uno gira un canale, vede la mia faccia, accende Facebook, il podcast vede, la possiamo rivedere, accendi la radio, sbuco io dietro un collo, cioè, tornando al discorso di qualificazione mondiale, ricordiamo che c'è anche la Grecia che è in lotta appunto con la Romania per partecipare ai mondiali, la Grecia appunto di Cone e del bolognese Lazaros. Alzatis e camminas, lui. Papà, andiamo papà a casa. Va bene, adesso non mi fate dire le parole. Lui cerca sempre, c'è la gag da 4 anni che cerca di mettermi in difficoltà. Non la conoscevo, ma immaginavo. Qui, se tu ci vedevi davanti all'auto hotel mentre facevamo Totò e Peppino De Filippo, c'era la gente che guardava e pensava che eravamo due. In effetti, quello che ci ha rovinato è la timidezza. Nadine, parlando un pochino di, adesso si parlava di baratto, di quello che sta succedendo un po' nel mondo economico e le, diciamo, le contromisure da adottare, anche le aziende di moda stanno adottando le loro contromisure, però comunque, voglio dire, è una situazione quella che dà comunque ancora qualcosa da lavorare. Sì. Sì, diciamo che la moda italiana, che credo che sia uno dei punti di economia più importanti dell'Italia, più forte da parte del turismo, e lavora fortunatamente tantissimo grazie ai paesi stranieri, perciò l'Italia, comunque le aziende vanno abbastanza bene perché viene esportato molto in Russia, in Cina, in tutti i paesi insomma che adesso vanno molto bene nell'economia. E che insomma, ma più scarpe o più vestiti? Cioè, tutti beni di lusso, come che l'Italia, diciamo, il punto forte del mondo della moda dell'Italia sono i beni di lusso, perciò parliamo veramente di capi importanti, di cose anche orologi, diamanti, gioielleria o meno. Sai, la gioielleria è più magari svizzera, è meno italiana, però insomma i grandi stilisti italiani, i grandi brand italiani a livello internazionale e lavorano moltissimo con l'est che sì, insomma Russia, Indonesia, Cina, sì, mercati orientali, diciamo, esatto, molto anche il mercato arabo, insomma io che lavoro appunto con diverse aziende di moda, loro mi dicono tutti fortunatamente che c'è il mercato. Sì, c'è mercato, c'è molto anche nell'e-commerce, diciamo c'è questa tendenza di intanto vediamo delle foto in sovraimpressione. Ah sì, il mio blog, sì. Che foto sono queste? Ah, ma lì ho fatto è il tuo blog? Sì, è il mio blog, dove ho fatto una intervista in una discoteca a Riccione. Che discoteca era? Il Biblos? Il Peter Pan. Peter Pan, sono stato anche lì, io ogni tanto vado a fare dei giri. Cosa vai a fare? Vado lì, faccio un giro, faccio due balli, mi dicono, ascolti, là c'è la Filuzzi, può andare di là e mi mandano via, perché alla fine la Filuzzi e questa è l'età che mi compete, la musica, giusto, Barbasini, questo no, volevi sottolineare, volevi dire. Sì. No, comunque Nadine, insomma, questo discorso dopo lo continuiamo a toccare, dicevamo appunto con l'e-commerce ormai si arriva in tutto il mondo, è quello che sta un pochino
facendo da padrone, diciamo, nei mercati internazionali. Infatti, è vero. E 442 è sempre presente anche per quello che riguarda la moda. Noi siamo qua, ve lo dico, quindi preparatevi, perché tutto l'anno, tutto il prossimo anno, per i prossimi 30 anni, vi abitueremo a darvi di queste... Barbacini, visto che noi tocchiamo il mondo terracchio, messaggio da casa. Anni. Mi auguro che i telespettatori avranno una barba lunga. Come quello dell'altra, no, insomma, l'altra magari. Volta era alle Maldive, guardava il sito di Mille sì, Cuori. Sì, che dopo voglio sapere, c'è una chicca. C'è una chicca, okay. C'è la chicca. Il vero timore è ripresentare di nuovo Curci, dopo che Pioli l'ha pubblicamente sfiduciato. Tony. Sì, in effetti presentare di nuovo Curci dopo quello che, a parte che anche se Pioli non l'aveva sfiduciato, quando ci sarà lui domenica sera allo stadio, che tutti saremo presenti, anzi più siete meglio è, sarà difficile però affrontare una partita. Difficile di vedere Agliardi, che secondo me è un portiere che non vede più Pioli tranquillamente. Io spererei su Stojanovic, dicono che si sta riprendendo, però c'è da dire, come abbiamo anche ribadito più volte nelle settimane precedenti, che l'infortunio alla mano è difficile da recuperare. Facendo il portiere? Sì. Cioè, la mano serve, insomma. La mano, vabbè, quello è importante. È l'effetto principale. Valentina, adesso a proposito, che adesso dopo torniamo ma a toccare un po'. Ma parliamo di calcio minore. No, voglio sapere un attimo il Genoa. Sì. Savetta Fer. La Sampdoria, non Sampdoria. Il Genoa, che sennò poi si offendono. Chi c'è? La due giorni. Icardi con Lopez, là abbiamo visto che c'è un gran sbaldone. E se ne parla anche su Mille Cuori. E se ne parla anche su Mille Cuori, abbiamo visto una foto molto interessante. E a Genova se ne parla tantissimo. Comunque no, è per una trasmissione che poi si vedrà anche in registrata, solo Samp. È stato molto interessante, Enrico, sai perché? Si parlava anche delle difficoltà della figura femminile nel lato opinionistico in ambito sportivo e dell'evoluzione che c'è stata in questi 10 anni, quindi è stato molto interessante. 442, noi solo donne ci sono praticamente, tolto me, barbacine neri. Però vedere allo stadio, diciamo che è al Dall'Aro, infatti l'ho detto anche in esclusiva lì, è più facile vedere da noi a Bologna piuttosto che a Genova, là ce ne sono molto meno. Poi abbiamo parlato del momento Samp, delle loro difficoltà, anche il fatto di chiamare un allenatore che arriverà solamente mercoledì è veramente difficile, visto che hanno una gara alquanto ostica contro la Lazio. E poi ovviamente dei miei articoli, delle interviste su Mille Cuori, di 442, e ho anticipato anche su Calcio d'Inizio che ci saranno le interviste al giornalista Zazzaroni, che abbiamo anticipato, bellissimo, e anche a Caputi, Massimo Caputi ringraziamo Vale per lo Massimo splendido. Caputi, devi dirgli una cosa, Valentina, l'unico che si mette in televisione i pantaloni che mi metto io. Glielo dici spesso anche tu. Solo io e lui ci abbiamo quei pantaloni. Quando lo vogliamo anche come ospite, magari domande. Telefonico. Mi do anche delle risposte, però. Mi do anche delle risposte, perché ogni domanda compensa una risposta. Comunque a Genova dicono che stiamo molto meglio. Ci vedono a Genova tramite il sito, me l'hanno detto degli altri ragazzi, tramite lo streaming. E a proposito dello streaming, Andrea, se sei pronto, sta chicca, qui mi incuriosisci. Da quale parte del mondo adesso ci stanno guardando stasera? Lo facciamo anche in presenza della direzione della rete. Direzione generale della rete, senti un po' chi c'è qua, numeri alla mano. In questo momento, nella giornata anche odierna, io parto sempre dal basso perché sono quelle che più ci incuriosiscono. Antigua e Barbuda. Quanti sono? È uno. Sì, ma questo qua che è amico di Antigua, cioè con tutto quel ben di Dio che c'è lì, devi star lì a guardare noi. Fa le palme, guarda, fa le palme. Cioè, è là, questo signore è là, fra le palme, con il tablet, là così. Ci sono quelle 9 ore, sai. Che guardano la Valentina. È un ducatista in vacanza. Sicuramente, è un ducatista. Ci seguono dappertutto. Serbia, Venezuela, Uruguay, Oman, Bulgaria, Turchia, Bolivia, Algeria, Guatemala, anche in Guatemala, e qui ne abbiamo due addirittura, Irlanda, Giordania, Marocco, Polonia, Maldive, perché quello che non poteva essere da solo, quindi anche le Maldive ci voleva sempre un paio di persone, Vietnam, Colombia, Israele, Argentina, Corea, e da lì a salire con... Qui che ce ne tre chi sono? Qui che ce ne è San Marino, anche a San Marino, abbiamo poi Venturi. Ucraina, Lussemburgo, a Lussemburgo... Repubblica di Corea, ma sti coreani, ma anche due in Repubblica di Corea che sono là, che stanno guardando mi pare che è incredibile pensare che ci siano due tipi in Corea del Nord, col casino che ci deve essere là, che ma sono magari là. Del Sud, non so se... Qui è Corea, sì esatto, Corea no, non Repubblica... È che... Sì, potrebbe anche essere. Perché in Corea del Nord, in Corea del Nord è difficile. Tanta Repubblica non c'è. Ecco, sì, e comunque, per finire, Thailandia, Brasile, Australia, Francia, Stati Uniti, che è sempre il paese in cui ci seguono di più dopo l'Italia. Bene, quindi se ci volete venire a trovare da quelle zone del mondo, noi vi aspettiamo e vi ospitiamo molto volentieri.
Barbacini, messaggi da casa. Grande Ciaccio, numero uno, fai un tac per i tuoi fan, ma per favore. Telecamera dov'è? Dov'è? Quella là, ragazzi, mi raccomando, tac. Grande Renato Albonico, da Gaia Ilari. Gaia Ilari, ciao. Inoltre, ciao Gaia, ciao Ilari, sono le nipotine che non vedo l'ora di rivedere. Le tue nipotine? Ecco. Che carine. Poi un'altra domanda per Renato, come chi vincerà lo scudetto di Serie A? Di basket. Allora, quello che penso io, intanto non lo dico perché sono scaramantico io e tanti miei amici. Ecco. Direi che è presto per fare delle previsioni perché le squadre sono tutte nuove, diciamo all'80-90%, infarcite come sono adesso, di stranieri, americani, bulgari, passaportati, macedoni. Adesso è arrivato fuori una cosa che si chiama di Cotonou, una cosa per cui un nigeriano o uno dell'Alto Volta è paragonabile a un comunitario. Me lo devono spiegare, non ho capito bene, ma ogni tanto viene fuori questo nome Cotonou e allora mi si drizzano le orecchie, ecco, per vedere quanto sono infarcite le squadre di stranieri e di questi alcuni sono validi, altri meno. Come nel calcio, diciamo. Come nel calcio. E cosa capita? Che quando le squadre, tutti dicono, programmiamo per il prossimo anno, il futuro, questo, e poi a un certo momento si disfa tutta la squadra e ad agosto si ripresenta di nuovo un'altra, per cui si fa fatica a ricordarsi il nome dell'uno, il cognome di quell'altro, dove l'avevamo visto, se venne dalla Russia, se venne da Israele. Mettere assieme, cioè voglio dire in tutti gli sport, penso che sia così, non solo nel basket, ecco, mettere assieme tante persone diverse, con culture diverse, lingue storie diverse, lingue diverse, orari diversi, orari e tutto, bisogna avere molta pazienza. Mi sembra che al momento attuale la squadra della Virtus Granarolo sia un po' più avanti degli altri, probabilmente perché ha avuto modo di lavorare più serenamente, più tranquillamente, con meno pressione, e aiutata da questo anche da Renato Villalta, che bisognava arrivare al 2013 per Renatone, far diventare presidente un ex giocatore di basket, che naturalmente ne capisce, e quindi certo, questo si vede. E quindi, ecco, per concludere, è troppo presto, ci sono delle squadre che sono maturate prima, altre matureranno un pochino più tardi. Tu Paolo cosa dici, che poi andiamo in pausa, 20 secondi, basket potenziale della vittoria finale, chi ce l'ha più alto? Io sono più scaramantico di lui. Non si non dice. Assolutamente. E anche sulle moto? Sulle moto. Potenzialità per... Mi auguro che faccia molta più strada di quest'anno la Ducati, ma siamo ancora lontani purtroppo, secondo va me. Va bene. Una domanda per lui. Di questo e di altro dopo il frappè. Il frappè? Frappè? Frappè. Zinetti, Russo, Villa, Ciaccio Casa. Ciaccio Casa è campione di ristrutturazione con il vero servizio chiavi in mano. Mettere a posto una casa non è uno scherzo. È bello canticchiare con vivacità, sempre insieme a noi. Le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia, anni 60. Eccoci di nuovo in studio, eravamo rimasti con i messaggi di Barbacini da casa. Barbacini. Allora, abbiamo un paio di messaggi, una domanda per Renato. Gerardo Sabatini è della Fortitudo, cosa ne pensi? Prima domanda. Seconda, ciao, sono Marco, ho scommesso a una cena che uno dei presenti in studio prende in braccio Valentina. Tra tutte? Cosa vuol dire? Allora, dov'è la telecamera? Dov'è la telecamera? Qual è la telecamera? Se la prendi in braccio vince o perde? Perfetto. Lui vince la cena. E lui, sei tu che vinci la cena, almeno condividi con noi. Perché è uno che aveva chiesto di con la Giada Giacalone l'altra volta. Sì. Io sono andato in una trasmissione domenica, sì. C'era un tipo che mi scriveva sempre dalla Giada Giacalone, che la dovevo prendere in braccio, sempre lui. Quindi Marco, lui. Se Marco. Condividiamo la cena, volentieri, Valentina si farà prendere. Marco. Noi siamo sempre per condividere, mai per dividere. È vero. Giustissimo. Inoltre è Claudio, ciao Ciaccio, sei sempre bello.
Claudio? Oh, sì. Claudio. No, va bene. Va bene, va bene, non c'è problema. Siamo nel 2014, fra un po' il mondo è libero, è bello. Faccio piace. Io piaccio, non c'è agli problema. Uomini, però. No, dicevamo, allora la domanda è per Albonico. Sì, era qui Gerardo Sabatini della Fortitudo. Cosa ne pensi? Allora, c'è da dire innanzitutto che quando non gioca la Virtus vado a vedere la Fortitudo. Quindi sono riuscito a vedere anche Gerardo Sabatini e tutta la compagnia. Mi ha fatto un piacere enorme vedere il seguito che hanno di pubblico, inaspettato incredibile anche da loro, perché l'ultima che ho visto c'erano 4.000 persone accedenti e con un tifo incredibile che poi uno dice non so in che categoria giocano, ma se fosse il calcio sarebbe A, B, C, D. Esatto. Allora uno entra dentro e vede un palazzo dello sport pieno, con gente che fa il tifo dal primo all'ultimo minuto, che incoraggia i giocatori, e quindi sì, è una cosa diciamo abbastanza strana. Che il figlio di Sabatini giochi in una squadra come la Fortitudo, cioè vuol dire si può chiamare Pinco Pallino, è bravo. Per me è molto, io l'ho visto una volta sola, mi è piaciuto molto, in quella partita lì è stato quello che ha dato la svolta, con grinta difensiva, e facendo delle cose diciamo un po' al di fuori della normalità. Ecco, la partita era lì su livelli di parità e quando è entrato in campo lui le cose sono cambiate. Questo indipendentemente da un canestro che ha fatto credo alla fine del secondo quarto, che ha tirato da oltre metà campo e ha fatto canestro. Pure. Allora voglio dire, queste sono cose un po', ma sono cose che infiammano il pubblico, certo, ecco, infiammano certo. Il pubblico, infiammano la squadra, creano entusiasmo e quindi è stato bravo anche per questo. Bene, messaggi ancora Alessandro? In tutti gli sport ora ci sono le mescolanze di razze, l'importante è che portano le squadre a successo. Cupa Giuseppe, TAC, Forza Inter. Salutiamo Cupa Giuseppe, tifosissimo dell'Inter e di 442. Poi è un onore ascoltare il grande Renato Albonico, ciao Paola Dalla. Mi verrebbe una battuta, ma non la faccio perché ci sta. Ex grande giocatrice di basket. Ah, ecco, l'ho sentita allora, sì, è un nome che ho già sentito, sì, ok. Ma è stata una campionessa. È stata una campionessa ed è stata molto ma molto brava e tra l'altro siamo anche parenti trovati. Ma è diciamo, di Bologna? È di Bologna, sì. Ah, sì, allora sì, mi piacerebbe anche averla ospite una sera, magari faccio ma, già ma l'appello in diretta. Volentieri. Mi adesso, metto d'accordo con Renatone. Quando torno a casa chiamerò Paola e la inviterò a nome. Perché è un nome che ho già sentito, già avevo pensato a questa cosa in passato, poi dopo... Sai com'è? Pallacanestro femminile anni 70, Fontana, grosso modo. Io ho visto però... qualcosa da qualche parte di recente, non so, una premiazione, un filmato su una, di una partita vecchia. Comunque potrebbe essere, era una di quelle poche ragazze che potevano giocare come i maschietti. Diciamo. Perfetto, quindi mi farai da ambasciatore. Volentieri. Rimaniamo in contatto e speriamo di avere ospite anche lei. Paolo. Dimmi. Così un pronostico, insomma, non tanto un pronostico. Abbiamo tu ogni tanto domanda, andrai allo stadio a vedere il Bologna, intanto ci capiti o proprio non te ne può fregare di meno? Mai stato? No. Dai, zero, la prima volta. Io ho tanti amici che ci vanno tutte le domeniche, penso che ho degli amici con cui usciamo in moto che purtroppo non escono se usciamo alla domenica perché vanno allo stadio, io li rispetto. Non ti sei mai fatto contagiare? Mai. Ma non hai un po' di tifo, un po' di appartenenza? Lo vedo sereno, no, però, Paolo, ti vedo allora, sereno. Per io ho tifo per il Bologna perché sono di Bologna, quindi... Non hai mai avuto altre... No, assolutamente. Quando gioca il Bologna, se vince, voglio sentire se ha vinto o meno la domenica, quindi sono interessato fino a lì. Però se mi fai delle domande specifiche, sono... Vabbè, vorrei sono dire che una domenica ti portiamo con però i tuoi imparerò, amici. Venendo qua imparerò. No, magari un giretto a vedere anche un po' allo stadio rosso-blu che assomiglia ai colori di Mille Cuori per il discorso che facevamo prima, magari potrebbe anche interessare. Vieni con me Paolo che andiamo a vedere Tribuna Stampa e facciamo un pochettino, due chiacchiere e vediamo le cose. Domanda da parte del sito? Sì, proprio per Paolo, l'arrivo dei tedeschi in Ducati, come potrebbe portare, che cosa potrebbe portare la Ducati in termini di MotoGP? Ci potrebbe essere effettivamente un miglioramento? Sicuramente sì, perché a livello di investimenti con Audi alle spalle ovviamente possono sicuramente crescere e andare a sistemare quei problemi non tanto di motore ma di telaio, di ciclistica che ha la Desmo 16, quindi avranno sicuramente una mano sotto profilo economico. Dall'altra parte bisogna trovare, e forse con Kalla abbiamo trovato, un pilota che interpreti bene la moto
e riesca a crescere con l'intervento di Audi per, su tutte le variazioni tecniche da portare alla Desmo 16, secondo me con l'avvento dell'Audi si avranno sicuramente dei risultati positivi. Spero anche in Superbike, anzi lo desidererei di più, perché in Superbike la Ducati è sempre stata presente e vincente. Ma ti volevo chiedere, in MotoGP la novità, Kraslo, ha chiesto magari delle modifiche, adattamenti, un qualcosa? Allora, lui adesso praticamente è sceso in pista in Spagna. Sì, per le prime prove. Ha girato, se non erro, quasi un secondo, più di un secondo più veloce della Yamaha, almeno letto sulle sue dichiarazioni. Quindi, da quello che abbiamo capito, si è trovato bene. Cambiamenti a livello ciclistico e dicendo non ne hanno ancora fatti. Io spero che lui sia un pilota che riesca a dare quelle indicazioni sia al team sia al suo manager. Le prossime prove saranno con l'anno nuovo? No, durante tutto l'inverno. Okay. Sì. Questo è un argomento che mi piace molto, spero di poterne parlare anche durante l'anno, di moto, di Ducati, di tutto questo mondo un po' da me sconosciuto, perché come ormai tutti quanti facciamo, siamo un pochino intossicati molto di calcio e poco di altro. Magari parlare anche di basket e di moto nel proseguo dell'anno potrà succedere più spesso, anzi seguiteci sempre perché vi daremo sempre di più notizie sulla situazione. Torniamo al calcio, parliamo un po' di Serie D, le due squadre della città, una in Serie D, una in Eccellenza, quelle diciamo un po' più vicine a noi perché abbiamo il mister in seconda, mica perché... E quell'altra, diciamo, il Mezzolara in Serie D. Valentina, cosa ha fatto il Mezzolara di Capitan Bazzani? Esatto, di Capitan Bazzani, del mister Lupi. Che avremo ospite fra uno o due lunedì. Un Mezzolara stratosferico che ha vinto 2-1 contro, proprio un derby, lo chiamano così, contro il Castelfranco. Due bellissime perle dei suoi attaccanti, i suoi bomber, che sono Bazzani, il capitano, 37 anni, a proposito di pagelle, sotto il 7,5 non si è visto questa mattina in tutti i quotidiani. E anche di Arseno, anche lui sempre su colpo di testa. C'era da dire che il 2-1 gli avversari l'hanno agguantato proprio al 90esimo, allo scadere non c'è stata partita. L'altro bomber, come si chiama, quello che è partito alle prime di campionato? Arseno, Artiaco, ha fatto molto bene, Achilo, lo stesso Protti che è molto giovane, ci sono degli elementi e anche tutta la fase difensiva, compreso anche il portierino che non è da sottovalutare. Poi una nota di colore, Enrico, c'è da segnalare che da un po' si allena Cipriani, che noi qua a Bologna conosciamo bene, e se non riceve telefonate, diciamo, di club professionistici, sicuramente, mettiamo un quasi tra parentesi, firmerà. La prossima gara sarà molto ostica per... Bazzani Cipriani per la D, non è malissimo. Non è malissimo, come direi. Coppia. Spererei che firmasse, però dai, se arrivassero delle chiamate, diciamo che se le merita, sta recuperando. Prossima gara contro la Lucchese, veramente ostica, e speriamo che la scalata dal sesto posto possa salire. Bene, brava Valentina. Barbacini, Castenaso, Van Gouff, dell'amico Furlanetto che ieri mattina... Un'altra bella vittoria. La stecca. Anzi, tu c'è da dire una cosa. A proposito di ex calciatore del Bologna, si sta allenando col San Lazzaro in promozione Gabriele Paonessa. Dai. Sì, Gabriele Paonessa sta allenando... La nostra conoscenza. Senza squadra, si è svincolato dal Parma e si sta allenando con San Lazzaro in promozione. Anche Paonessa è un talento e non è mai riuscito. Noi cosa abbiamo fatto ieri? Ieri abbiamo vinto una partita difficilissima contro Russi, 1-0 con rete, non so bene se autogol o rete o meno, del capitan Puggioli. Abbiamo sbagliato nel primo tempo un calcio di rigore con Michele Totta, calciato sul palo col portiere che era stato spiazzato. Abbiamo fatto una buonissima partita, però il campo non ci ha aiutato, perché siamo una squadra molto tecnica e il campo era molto pesante, il Nigrin di Castenaso. Questa molto tecnica qui gliela insegni tu in allenamento durante la settimana? No, sono bravi loro. Sono bravi loro, perché è una squadra, diciamo che l'80% di questa squadra è la squadra dell'anno scorso che giocava in D, che purtroppo... con lo spareggio col Forcoli è retrocessa, sono rimasti quasi tutti, diciamo, per la categoria è una squadra molto valida. Poi dopo da qui a il nostro obiettivo è la salvezza, sì, quest'anno. Con tutti, è già un mister. Quando uno mister dice così, ho paura della fase di mercato. È già un mister professionista. La salvezza prima di tutto. Abbiamo un po' paura della fase di mercato. Speriamo della fase di mercato. E poi Enrico ha vinto anche Eugenio Benuzzi con il suo Ravenna, che grazie all'amico. A proposito, la scorsa settimana noi abbiamo vinto a Ravenna, si è esonerato appunto l'allenatore, ha faticato. È arrivato Benuzzi, ha vinto a Calderara ieri. Però ci sono notizie che rischia anche l'allenatore del Russi,
che abbiamo giocato ieri, abbiamo giocato sì, contro Russi, rischia Terminator. Gli allenatori. Mi dispiacerebbe anche questo. Così va bene. Bene. Nadine, adesso ci avviciniamo all'inverno, io sto vedendo in giro del tipo di moda che io sono già 2 o 3 anni che cavalco, ma sono solitario. Sto vedendo molte cose scozzesi, molte cose a righe, qui copiano. Cioè, io 3 anni che mi metto... Cioè, ecco, è vero. Le ultimissime tendenze, mi sembra che ci stiamo avvicinando a queste cose qui. Sì, sì, i tuoi pantaloni poi sono famosissimi, io me le ricordo, li ho visti già diverse volte. Sì, no, è vero, quest'anno il scozzese va moltissimo, sia da uomo che da donna, sia come pantaloni, gonne, giacche, c'è un po' di tutto. Si ispira molto anche all'inglese. E poi va ancora il bianco e nero, che è stato proposto molto già per quest'estate e prosegue anche per quest'inverno, va moltissimo il nero. E adesso per le donne ovviamente molto anche il pizzo. Secondo me domani verrà il pizzo anche per l'uomo. Io qualcosa mi dice che mi vedrete con i jeans. No, ti prego, il pantalone e le camicie. No, i risvolti in fondo no. Col pizzo. Se guarda, la fashion blogger te la pulisce, cancellando. No. Sì, ma ragazzi, siete un po' antichi, no. Bisogna dare un po' una svolta. Al sol pensiero sto cancellando la picture dentro la mia fronte. Cioè, anche nelle scarpe magari. Voglio cancellarla. Va bene, adesso avremo delle belle in futuro, non ci mollate, e dopo torniamo a raccontare, adesso siamo vicini alla fine. Andrea, da Mille Cuori, da Milano, messaggi, allora, saluti, da Luca, nostro amico. Luca Rumi che grande. Ci saluta, viene a Bologna, ovviamente non in curva San Luca, ma in curva Bulgarelli, perché lui è un tifosissimo del Bologna. Luca Rumi e Daniele De Leol, uno di Latisana e uno di Milano che ci seguono sempre. Sempre. Claudio da Udine, salutiamo tutti i nostri amici un po' sparsi nel mondo. Domenico Rose da Buenos Aires, mi ero dimenticato. Esatto, e tutte le pagine gialle dei nostri amici di Mille Cuori. E, possiamo dire anche che domenica sera rientriamo anche noi con le nostre dirette pre e post partita, con le conferenze stampa e con le foto su Instagram, che sono ormai diventate dei must. Andate su Instagram a vedere Mille Cuori, a vedere Enrico Ciazzo sulla pagina Facebook. Noi ormai ci trovate dappertutto, un po' così vi diamo notizie a 360 gradi. A qualcuno magari potrà anche non interessare, ma a qualcuno sì, vero Andrea? Sempre di più. Siamo quasi purtroppo vicini alla conclusione, mancherà 10-12 minuti, allora per ritornare al discorso di domenica sera e fare un appello a tutti i tifosi del Bologna, siamo vicini all'ultima pausa anche della serata, dalla regia mi fanno dei segnali tipo Ciaccio manda, se no è un macello, torniamo subito dopo 1 minuto e mezzo di pubblicità, ci vediamo a Frappè, con la P, a tal deg me, dice lui. Punto Radio. Punto Radio. Bologna. Bologna. Siamo noi. Eccoci di nuovo in studio per gli ultimi 10-11 minuti. Andiamo subito con una domanda per il nostro amico Renato Albonico. Andrea, che io non me la ricordo più, la domanda. Benissimo. Allora, ieri abbiamo praticamente vinto l'ultimo quarto, lo abbiamo dominato e abbiamo portato a casa la partita. Durante la diretta qualche telecronista che abbiamo sentito ha usato il termine, ha cambiato l'impostazione della difesa, passando da uomo a zona o da zona a uomo. Ci puoi spiegare, per chi non è tecnico, che cosa vuol dire e come Luca Becchi ha impostato questa fase finale della partita? Sì, allora cercherò di essere breve cominciando un po' da distante. Diciamo che l'allenatore ha a disposizione diverse cose, diverse armi, ecco, diverse frecce nel suo arco. Per quel che riguarda la difesa e per quel che riguarda l'attacco. Naturalmente per quel che riguarda la difesa dipende dagli uomini che ha a disposizione e dagli uomini contro i quali viene schierato. Allora, c'è un tipo di difesa che è la difesa uomo. Naturalmente, se le cose non vanno, bisogna cambiare. Allora loro hanno provato con la difesa uomo e non stava andando. Hanno preso una pagaccia al primo quarto, si sono barcamenati nel secondo e nel terzo. Probabilmente, se continuavano così, la partita non avrebbe preso la piega. Abbiamo anche delle immagini. Allora, generalmente cosa si fa? Loro erano uomo e sono passati a zona. Ci sono diversi tipi di zona. Hanno usato una zona che si chiama 1-3-1. Chiaramente perché c'è uno in punta, tre Roma, e un altro. 1-3-1, mi ricordo. 1-3-1, ecco.
Questa difesa qui è stata molto famosa, soprattutto negli anni '80, perché coach Dan Peterson l'ha usata con Milano quando hanno vinto scudetti uno dietro l'altro. Hanno vinto perché il tipo di difesa era buona e organizzata, ma perché ci avevano soprattutto degli uomini come Mike D'Antoni e Dino Meneghin che potevano fare questo tipo di difesa. Altri uomini non la possono. I due che ha nominato so chi sono. Allora, questo tipo di zona 1-3-1, se mi permette il termine, ecco, è una delle difese, diciamo, più ghignose, che va, l'attacco a questa zona va preparato e ripreparato. Essendo ancora adesso all'inizio, probabilmente coach Dal Monte l'avrà preparata solamente un pochino di sfuggita. Adesso sono convinto che se hanno fatto allenamento oggi o lo faranno domani, coach Dal Monte con Roma preparerà meglio un attacco zona contro la 1-3-1, in maniera che quando si ripresenterà la prossima volta i giocatori di Roma saranno più preparati. Perfetto. E naturalmente noi invece faremo la 1-2-2 o la 3-2 invece. Oddio, che... mia mamma. Comunque bisogna dire che il calcio, soprattutto grazie negli ultimi Renato, tempi, comunque è stato molto il calcio, preciso, soprattutto negli ultimi tempi, ha preso tantissimo dal basket. Quasi tutto. Soprattutto nei movimenti, negli schemi da calci piazzati. Ma anche i blocchi su calcio d'angolo. Soprattutto calci piazzati da palle inattive. A cominciare da Radice, sì. Ecco, io mi ricordo che l'abbiamo trovato in un... in treno e c'è stato un discorso lunghissimo come tutto il viaggio, non mi ricordo se da Venezia o da Bologna per Milano, con il mio allenatore, proprio perché chiedeva alcune cose, ecco. Molto tecnico e molto complicato il basket, i giochi a due, tante cose le hanno prese, le difese a zona, le difese a uomo, sì. Chiaramente già vanno modificate nell'ambito del campo grande degli 11 giocatori. Infatti ha preso tantissimo. Però c'è una contaminazione. Certo. Ecco, diciamo. Bene, ringrazio Renato Albonico che ci ha svelato queste cose, ma ne parleremo più avanti nel proseguo. Ringrazio della partecipazione, ci porterà sicuramente altri amici e tornerà a trovarci. A Paolo Filicori, ciao Paolo e benvenuto. Grazie di essere stato con noi, ti verremo a trovare in via Clavature o ti troveremo in giro con la Ducati. Ti aspetto. Ci aspetti. Tutte e due, mi troverete in giro. Al sabato, quando sarà bello, comincerò in Ducati. Bene. Se no mi trovate in via Clavatura allo store. Ciao Paolo, grazie di essere stato con noi. Ciao a voi. Ringrazio Nadine, anche questa sera qualche pillola di fashion, di moda ce l'hai data, ma se ne vogliamo sapere delle altre nei prossimi giorni, dove andiamo a vedere? Allora mi trovate sulla mia pagina Facebook che si chiama Nadine's Fashion Diary, potete cliccare appunto mi piace, così tutti i giorni vi arrivano le notifiche, il mio look del giorno, delle tendenze, anche, io parlo anche degli eventi a Bologna, perciò magari quando ci sono degli eventi, delle inaugurazioni di negozi o anche possiamo dei, trovare dei party, tutte le notizie tutto. Che ci interessano, esatto. Su questo settore. Grazie di essere stata con noi Nadine, grazie, ci vedremo a voi, prossimamente. A voi. Grazie al grande, mitico Renatone, Renato Albonico, ci ha dato pillole di zona, di tecnica, di tattica, grazie. E di emozioni. Grazie emozioni di avermi chiamato e l'emozione ci rivedremo. È stata anche la mia. Ci rivedremo, grazie. Grazie. Grazie a Alessandro Barbacen, che sarebbe Alessandro Barbacini in cinese. C'è un amico che ci chiede, Bologna Juventus Primavera, quando è finita? Ha vinto il Bologna 1-0, clamorosamente. Perfetto. Siete i migliori ragazzi, anche oggi è una bellissima puntata. Marius, ci vediamo lunedì. Grande Marius, ciao. Che è un amico di Facebook. Sì. Grazie a Barbacini. Andrea, mille cuori a tutti gli amici anche salutiamo, stasera presenti, salutiamo. Anche stasera siamo stati veramente seguiti tantissimo, ringraziamo la rete che ci ospita, ringraziamo tutti i presenti, Enrico tu in particolar modo, vi diamo appuntamento tutta la settimana per prepararci con l'Inter e nell'Inter e domenica vedremo l'Inter insieme tramite Instagram, tramite il sito, tramite Facebook e tutto quello che ne consegue. E tutti allo stadio chiaramente. E poi Enrico sì. Ci sarà su mille cuori anche l'intervista alla figlia di Evaristo Beccalossi che appunto ci parlerà di Inter. Perfetto, quindi siamo ci in prepariamo. Chiusura velocissimi, Valentina, la massima della settimana. Certo, la sola cosa che si possiede è l'amore che si dà. La sola cosa che si possiede è l'amore che si dà. Barbacini, anche questa settimana abbiamo avuto la nostra... Ho i brividi. Ci vengono un po', mi sento un po' emozione. Tutto così. Benissimo, vi rimando allora domani le repliche sul sito di Mille Cuori Rosso Blu. Sabato 442 on air su Punto Radio 87.9. Io lo dico come io parlo come mangio, quindi poi c'è già Dario Matasse che mi massacra con questa pronuncia. A lunedì prossimo e anche questa sera un bacio a tutti, ma proprio tutti. Ciao. Ataldeg. Ataldeg, man.
Ciao.